guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Noi siamo gli Amendola Brothers, ovvero Salvatore e Jonathan. E siamo qui, ragazzi, quest'oggi per un nuovo episodio di Pokémon. Finalmente. Goiamo tutti quanti. A grande richiesta. Non goiamo, goiamo con Pokémon Go. Siccome i mi piace sono arrivati, noi un altro episodio vi lo diamo. E quindi mi raccomando, the door bell is broken. Please knock the door. Okay. Ragazzi, andatevi a vedere gli episodi scorsi se non l'avete visti e andiamo in città, dove si va? Lewisham. Addirittura andiamo a Lewisham. Andata voi, sempre là. Sembra quasi che abbiamo fatto sempre nello stesso giorno. Siamo stiamo preparando per andare al Big Ben. Ci andiamo a Big Ben. Il più grande spettacolo dopo il Big Ben. È Mewtwo. Siamo noi. Pokémon. Ok ragazzi, adesso stiamo andando a prendere Nicki Minaj, che si è avvicinata. Lei a noi prima era a due passi, che vista a me e ha detto fammi andare incontro. Tanto qua si è fatto di nuovo il Pokéstop, no, andiamo. Quindi andiamo a catturare Nicki Minaj, la chiamiamo Nicki Minaj perché non ci ricordiamo il cacchio di nome. Non ci ricordo il nome, si chiama Genix. Però volevo fare la battuta. Genix si chiama? Ah ok. Vabbè, ricordarsi tutte 150 Pokémon i nomi è un poco complicato, lo so. È un poco più complicato. Vabbè, ma è molto vicino, quante zampe è lontano, quante impronte? Una sola, quindi è proprio vicino, bene! Ragazzi, se non vi siete visti lo scorso gameplay, andatevelo a vedere, abbiamo trovato Vaporeon e Hypno. Probabilmente adesso arriveremo al livello 5, quindi potremo vedere anche la palestra, quindi oggi ci vedremo pure la palestra, grande! E poi magari nei prossimi episodi andiamo a vedere che Pokémon si trovano dentro al McDonald's. Dentro al McDonald's, bro! Burger King, troviamo! Un nuovo tipo di Pokémon, in Pokémon solo e due. Allora, intanto qua c'è una palestra con uno stadio, qualcuno ci ha messo una... è stata appena conquistata la palestra. È stata conquistata la palestra, bene, vediamoci intorno, chi sta giocando a Pokémon Go? Chi può essere questo capo palestra? È quelli che sta rumore nella terra, sicuro. È quella persona lì a terra che torna. Quello è il capazzone, no? È il capozzone, fermo qua per vedere se qualcuno ci conquista la palestra. Bravo. Però con le mani così sembra una cosa brutta, ma vabbè. Ah, intanto ci stiamo allontanando, John. Ci stiamo allontanando, fa che nel dico qua. Che dici qua? Proviamo, andiamo a vedere. Allora ragazzi, ci siamo. Abbiamo trovato anche Genix, è là. In arte Nicki Minaj. Esatto, ci clicchiamo sopra e... Oh, guarda, se non è... Oh my God, look at that. È proprio lei, è proprio lei. Ah, è facilissima lei. Da prendere verde, quindi credo in un solo colpo la prendiamo. È comune. Uno. Ma in un solo colpo, ma ormai sei diventato un maestro, Salvatore, ormai. Ragazzi, mi chiamavano Salvatore Ketchu. Hashtag Salvatore Ketchu, esatto. Grandissimo. Abbiamo preso anche Genix, quindi adesso forse siamo saliti di livello, siamo arrivati al livello 5. E potremmo andare a sfidare una palestra, sì. Siamo livello 5, vai Salvatore. Andiamo alla palestra McDonald's. La palestra McDonald's. Quella che l'altra volta. Wow, ragazzi, se conquistiamo il McDonald's mi sento proprio un grande. Vai Salvatore, vai. Intanto mi metto sulle tracce di Poliwhirl, così giusto per. Sulle tracce di Poliwhirl e a conquistare la palestra. Conquistiamo la nostra prima palestra, ragazzi, andiamo. Intanto mentre andavamo alla palestra Pokémon McDonald's, abbiamo trovato un Poliwhirl e adesso vediamo se riusciamo a catturarlo. Questo dovrebbe essere facile. Il McDonald's sta più o meno lì, infatti, in fondo. Catturato Poliwhirl. Già al primo colpo. Sì, ma è troppo male. Ma anche perché hai tolto la telecamera, allora si è migliorato l'acchiappamento. No, ma anche perché mi chiamavano Salvatore Ketchup. Di nuovo, ogni volta, ma la diciamo sta stupidità. Ma qui c'è pure Barba. Senza il cappello all'indietro addirittura, li catturi ormai. Bravo, ormai è diventata una cosa di tutti i giorni. Quindi pure Poliwhirl si aggiunge alla nostra collezione di Pokémon. Ragazzi, finché non arriviamo a tutti i Pokémon, che lo completiamo il Pokédex. Però mi sa che il Pokémon completato è Pokédex, dobbiamo andare in India, in Giappone, in Kazakistan. Ma tutti hashtag andate in Kazakistan. Andate. Ti immagini quando ci manca solo Mew? Hashtag andate a fare. Ti immagini quando ci manca solo Mew? Ci diamo il gatto e lo facciamo fare Mew. E abbiamo risolto. Vabbè. Ci siamo alla palestra? Ecco. Sfidiamo il capo palestra. Eccolo lì, il McDonald's, ragazzi. McDonald's. È proprio il McDonald's? Wow, ha catturato un bel po' di Pokémon. E ha accumulato un sacco di esperienze come allenatore. Complimenti, Salvatore Ketchup. Vorrei dire che tu, che hai tutte le carte in regola per affrontare delle lotte Pokémon. O tra Magnifico.
ho tre magnifici assistenti. Gestiscono tre squadre differenti e ciascuno di essi ha un approccio particolare alla ricerca Pokémon. Ho chiesto loro di condurre delle lotte Pokémon presso delle palestre come parte della mia ricerca. E non vedo l'ora che tu entri a far parte di una delle loro squadre. Ciao, io sono Spark, il capo della squadra Istinto. I Pokémon sono delle creature di intuito eccezionali. Scommetto che il segreto del loro intuito ha a che fare con il modo in cui nascono. Che ne dici di far parte della mia squadra? Non puoi mai perdere quando segui l'istinto. Poi c'è: io sono Blanche e poi Blu, il capo della squadra Saggezza. La saggezza dei Pokémon è incommensurabile. Io studio il motivo per cui si evolvono. Il punto di forza della mia squadra, se analizzi con calma ogni situazione, non potrei mai perdere. A che squadra ci uniremo? Mi chiamo Candela, X Candela, sono nella camera. E sono a capo. Voi vedete? Loro lo vedono. Candela, la squadra coraggio, i Pokémon sono più forti degli esseri umani, non solo, sono anche più coraggiosi. La mia ricerca ha a che fare con l'innato potere dei Pokémon e la loro vera forza. I Pokémon allenati dalla mia squadra sono sicuramente più forti, non ci sono dubbi. Te la senti? Eh sì, mi sa ragazzi che io sceglierò la squadra rossa. Squadra rossa pure tu, Amendola Brothers. Guarda, quindi il simbolo della Fenicia. Per forza, squadra rossa. Gli Amendola Brothers si uniscono alla squadra rossa, e ora ragazzi. Qua abbiamo una squadra gialla nel hashtag team rosso. E c'è un Raticate, quindi questo Barbine. Uccidiamo Barbine e proviamo ad incignare il nostro Vaporeon. Qual è la tua squadra? Quindi la squadra di quanti Pokémon? Di 6 Pokémon. Fino a 6, e chi hai usato? Subito Vaporeon contro Raticate, go. Vai Salvatore, devi cliccare per fare gli attacchi. Ok, non lo sapevo questo. Vai, clicca. Ok, Raticate è super efficace. È super efficace contro Raticate. Il mio Vaporeon è super efficace, ragazzi. Grande, raga, già conquistata. Service Church. Ah, ma è la Church, tutta Church. È la Church. Questa. Ah, è questa la palestra, ragazzi. Non era il McDonald's. È questa la palestra. La chiesa. Aspetta, però l'ho sconfitta. Adesso vediamo se si trasforma in una palestra rossa. No. Ma adesso dice proprio Amendola Bro sulla palestra. No, dice ancora che ce l'ha lui. E vai, sfida di nuovo. Sfidiamolo di nuovo. Con Vaporeon. Go. Lo posso sfidare di nuovo. Sfidiamolo di nuovo. Non so, vorrei. Vai. Ma tu lo distruggi proprio. Intanto però sto consumando l'energia del mio vapore, ma va bene. Raticate non è più in grado di combattere. Raticate non è più in grado di combattere. Pokémon sconfitti 1, mi ha dato 0 di 2000. Che significa 0 di 2000? Non so ragazzi, scriveteci nei commenti, aiutateci se voi. Infatti era diventata una palestra vuota adesso. E ora ci posso lasciare Pokémon. Vai. Adesso è vuoto. Lasciaci il Vaporeon, no? O poi non puoi usarlo più tu? Non puoi usarlo più una volta che l'hai lasciato. Ah, quindi? Quindi non mi conviene. Mi conviene lasciare un Pokémon più. Ci lascio PG8. Savastano alla conquista delle Wish Shop. Ci lasciamo PG8. I Savastano anche loro. E ora gli Amendola Brothers posseggono la palestra, facciamo vedere, della San Saverius Church. Ah, chi sei San Saverius? Quindi questa chiesa è dominata dai Savastano, da PG8 Savastano. Esatto. Che significa questo tasto qua? Ah, posso aggiungerci un altro Pokémon. Due? Forse sì. Ragazzi, ci vedeci nei commenti, perché stiamo facendo adesso la palestra. Di tutti i consigli sul gioco, ragazzi, ah, perché. No, se voglio posso sconfiggere me stesso. Ah, bene. Bene ragazzi, ritorno a casa dopo una bella e lunga giornata alla caccia di Pokémon. Mille Pokémon. Tra poco viene pure a piovere. Bagniamo pure e vengono i Pokémon pioggia. C'è un Pokémon meteo. Però mi sa. No, non sto scherzando. Sì. Però non mi ricordo, mi sa che è della seconda o della terza generazione. Castrofort. Se ve lo ricordate, scrivetecelo nei commenti. Ragazzi, siamo contenti di come è andata la giornata. E arriviamo a 400 like. 400 non like. Erano 500. 500? Perché settimana scorsa abbiamo fatto 400. Quindi adesso 500, una sfida per voi. Fatelo per noi. Hashtag lo fate per noi. Lo fate per noi. No, lo facciamo nel senso, vogliamo sapere se vi piace veramente tanto questa serie. Quindi 500 like. Che noi ne facciamo sempre di più. Facciamo un episodio un giorno sì e un giorno no. Esatto. Quindi se poi. Quindi se vi piace il video, lasciate un bel. Mi piace. Condividete su Facebook, Twitter, Google Plus, ovunque voi vogliate. Non dimenticate di iscrivervi alla pagina Facebook di Amendola Brothers, trovate il link in descrizione.
siamo anche su Instagram e Ask, quindi ascateci e fallo guardici. E se per caso il video non vi è piaciuto, perché può sempre capitare che non vi sia piaciuto, da parte di tutta la nostra collezione di Pokémon. Madonna. Grazie ragazzi e al prossimo video. Ciao, ciao.